Amici, bentornati sul mio canale. È da un po' che non ci vediamo, è da un po' che non pubblico dei video, ma non vi preoccupate perché io non mi sono dimenticata di voi, come ho potuto vedere, neanche voi vi siete dimenticati di me. Io ringrazio tutti coloro che hanno continuato a seguire i miei video, ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto per dei consigli, per ringraziarmi semplicemente, a me fa sempre piacere ricevere i vostri messaggi, ma in questo video vi voglio raccontare le novità che voglio proporvi, delle novità riguardo appunto tante nuove tecniche, tante cose bellissime per questo periodo stupendo per noi creativi. Eh sì, perché in questo periodo di Natale la cosa che noi creativi preferiamo più di tutti in assoluto è proprio creare degli oggetti natalizi. Oggetti che possono essere regalati, oggetti che possiamo vendere o oggetti semplicemente per noi stessi. Quali sono queste novità? Allora, in questo periodo di mia assenza ho studiato molto riguardo a delle nuove tecniche, tipo la resina, che cos'è, come funziona e tutti quei trucchetti che servono per evitare che gli oggetti non escano bene, quindi per far uscire in modo perfetto l'oggetto. Quindi vi voglio spiegare appunto questi piccoli trucchetti, perché di video sulla resina ce ne sono tantissimi, sul web ne vediamo una marea. Ma ci sono quei piccoli trucchetti per evitare appunto la bollicina, per evitare che i nostri oggetti poi non escano bene. Oltre alla resina, volevo proporvi la sublimazione. La sublimazione è una tecnica che serve per stampare su degli oggetti. Puoi stampare su delle maglie, puoi stampare su delle tazze, puoi stampare su tantissime cose. Tipo borracce, portachiavi, eccetera. Questa tecnica serve a far sì che l'oggetto, voi avete stampato qualsiasi cosa che voi volete, anche dopo lavaggi, dopo tanto tempo, dopo anni che lo utilizzate, continua a essere sempre perfetto. Quindi non si va a rovinare, non si va a togliere, ma rimane per quanto è lunga la vita dell'oggetto. Un'altra cosa che vi volevo poi spiegare sono gli infusible, che è tipo la sublimazione, ma viene fatta in modo un pochino diverso, quindi vi voglio spiegare anche quelli. Voglio spiegare un nuovo plotter da taglio che ho comprato, dei programmi che servono per utilizzare queste cose e soprattutto la cosa a cui ci tengo tantissimo. E ritornando al discorso della sublimazione, è come fare questa tecnica senza spendere un patrimonio. Perché? Perché purtroppo per la sublimazione bisogna comprare dei macchinari, delle attrezzature, attrezzature che costano tantissimo. Ma sempre girando sul web, facendo delle ricerche, ho trovato delle soluzioni dove possiamo fare appunto questa sublimazione senza spendere un patrimonio, ma comunque con una spesa accettabile, sia per quindi creare oggetti per noi, per regalarli o per venderli. Infatti molte persone hanno incominciato ad sublimare per loro stessi e poi sono passati alle vendite e nonostante tutto continuano a utilizzare ancora queste apparecchiature meno costose, perché comunque sono buone e danno degli ottimi risultati, come quelle che costano tanto. Quindi vi voglio spiegare questo. Vi voglio spiegare tantissime tecniche riguardo il ricamo, perché voi sapete, insomma, che io adoro ricamare e avevo promesso di spiegarvi tante cose riguardo il ricamo. Ho già tirato giù dei progetti natalizi molto carini,
da fare insieme a voi e poi per ogni progetto vi spiegherò dove andare a scaricare quei file, così se le volete fare anche voi lo potete fare. Ovviamente sono file gratuiti, come ben sapete io non chiedo soldi, non cerco di farvi spendere il meno possibile per rendere la vita più semplice e facile per tutti, perché per me la creatività deve essere un qualcosa che deve essere alla portata di tutti. Quindi vi poi spiegherò dove andare a recuperare quei file che io utilizzerò nei video, così che tra la mia spiegazione di come creare quell'oggetto per quanto riguarda il ricamo, nello stesso identico modo poi voi lo potete andare a riprodurlo tranquillamente. E ovviamente faremo anche qualche lavoretto riguardo il cucito creativo. Questo è tutto il quadro di quello che io ho intenzione di fare partendo appunto da questa settimana in poi. Ovviamente le cose sono tante, pensavo di dividere i video in 3 volte, ovvero di dividerli in lunedì, e lunedì parleremo della resina. In mercoledì, il mercoledì invece parleremo dello scrub, parleremo della sublimazione, tutte queste cose, quindi più di grafica, eccetera. Mentre il venerdì parleremo del ricamo e del cucito. Questo è tutto quello che io ho intenzione di fare da qui, quindi fino alla fine dell'anno. Ma ovviamente poi non è detto che se le cose vanno bene potrei anche proseguire e invece di fare argomenti, quindi oggetti sul Natale, faremo degli altri oggetti, sempre facendovi vedere nuove tecniche, nuove cose. Ovviamente, se siete iscritti e avete acceso la campanellina, vi arriveranno le notifiche e quindi potete vedere che video uscirà quel giorno. Per chi invece non è iscritto e ancora non ha acceso questa campanellina, il mio consiglio è iscrivetevi, accendete la campanellina, così riceverete tutte le notifiche e qualche giorno prima che uscirà quel video, io pubblicherò il video che deve uscire spiegando qual è l'argomento e di cosa parleremo, così che almeno voi siete informati e potete organizzarvi per vedere il video subito quel giorno che uscirà. Poi, per chi gli fa piacere, può sotto i video ovviamente commentare, può scrivere se ha qualche dubbio, se ha domande, se vuole semplicemente farmi un saluto. Io sono sempre contenta di ricevere quindi dei vostri messaggi. Se poi ci tenete a sostenere me e il canale, vi chiedo di condividere i video in modo che così posso crescere molto più velocemente, perché come dicevo prima, io non chiedo nulla a nessuno, quindi lo faccio totalmente gratuitamente utilizzando quindi i miei fondi, ma se volete aiutarmi, vi chiedo di iscrivervi, commentare e condividere i miei video, così da farmi crescere molto più velocemente. Io ringrazio tutti coloro che mi sostengono e tutti coloro che mi sosterranno e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!